Sabato scorso è stato inaugurato a Thai il nuovo punto di ristoro e Bed and Breakfast sulla ciclabile delle Dolomiti, realizzato ristrutturando il vecchio casello ferroviario di Thai della ex ferrovia delle Dolomiti. L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo del GAL e artefici sono l'architetto Federico Fabris e la compagna Cecilia Rosati, originaria di Bologna. La nuova struttura è stata benedetta da Don Pierluigi Lares e al taglio del nastro ha partecipato l'onorevole Luca De Carlo. Il giornalista Vittore Doro ci ha spiegato l'importanza dell'iniziativa. Qui nasce un nuovo tipo di fare turismo. Stiamo superando il turismo stagionalizzato per arrivare a un turismo non più stagionalizzato, ma destagionalizzato, cioè che funzionerà tutto l'anno, in una struttura che ha un futuro. Il futuro, oltretutto, collegato alla lunga via delle Dolomiti, che diventa sempre più utilizzata anche dai ciclisti con la bicicletta elettrica.